Nel 2017 ricorrerà il bicentenario della nascita di uno dei più grandi intellettuali italiani, Francesco De Santis. Avellino Lirpini, a terra che ha dato i natali al noto critico letterario, non potevano mancare l'appuntamento. Nel foyer del Teatro Gesualdo è stato presentato in anteprima nazionale il nuovo numero di Studi dei Santisiani, la rivista internazionale di letteratura, politica e società diretta da Tony Germano, pubblicata a Pisa da Fabrizio Serra Editore, uno dei marchi più importanti dell'editoria scientifica europea. Auguriamoci, diciamo, che il 2017 non sarà una mega sagra di Studi dei Santisiani, ma che sia il prosieguo di studi seri che si svolgono nel tempo, e soprattutto che questa, chiamiamola, celebrazione del bicentenario sia un'occasione per riflettere attentamente sulla contemporaneità del suo pensiero e sulla relazione che il suo pensiero ha con il mondo moderno, con la capacità della trasformazione, del cambiamento, e soprattutto riesca a parlare alle nuove generazioni. Cosa è più attuale di quello che ci ha lasciato? Ma innanzitutto il suo pensiero politico, un pensiero rivolto estremamente al rigore, alla serietà, alla riflessione sul mezzogiorno, sulla formazione delle classi dirigenti, sul rapporto tra la politica e il potere, sulla formazione delle classi dirigenti come motivo essenziale del miglioramento della società italiana e soprattutto della costruzione di una progettualità che sconfigga l'improvvisazione, il trasformismo, la corruzione. Il Carlo Gesualdo non è soltanto un luogo di spettacolo, ma deve essere il crocevia degli uomini e delle idee che in questa città, che in questa provincia hanno ancora voglia di confrontarsi. Stasera lo abbiamo fatto nel nome di Francesco De Santis. L'attualità e la modernità della lezione di De Santis è anche questa, cioè la capacità di poter ancora oggi far porre delle domande alle quali purtroppo abbiamo preso atto non sempre si è avuta risposta.